Nuovo blitz antidroga di Isernia. I carabinieri arrestano 5 rom per spaccio di droga. Alcuni di loro percepivano anche il reddito di cittadinanza. L'indagine è partita nel 2018. Situazione pandemica allarmante, nuovi contagi e decessi, a perdere la vita anche un medico di Agnone, aveva 63 anni, intanto governo e regioni a lavoro per nuove misure. Università del Molise e Comune di Campobasso stipulano un accordo per mettere a disposizione 33 borse di studio da 1.000 euro per studenti meritevoli a basso reddito. Tensioni in consiglio comunale, da Pollonio criticato nella gestione isernina, il consigliere di Forza Italia Raimondo al lavoro in vista delle prossime elezioni. E buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento del giorno del telegiornale di TLT. In apertura parliamo di cronaca, nuovo blitz antidroga dai carabinieri ad Isernia. In manette sono finiti 5 rom, gestivano il giro di droga ed usura. Nel frattempo due di loro percepivano anche il reddito di cittadinanza. L'inchiesta era partita nel 2018 a seguito di una denuncia, ma vediamo i dettagli. Nuovi giri illeciti emergono in Molise nell'ambito del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella rete dell'arma, 5 rom ritenuti responsabili di varie attività criminose nell'ambito della droga. Dalle prime ore della mattina, i militari del comando provinciale dei carabinieri hanno dato così esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone emessa dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della procura di Isernia. Alcuni dei responsabili nel mentre avevano anche percepito il reddito di cittadinanza. Le ricerche condotte, che hanno portato all'operazione, hanno permesso di stroncare così un sodalizio criminale dedito allo smercio di cocaina e derivati della cannabis tra Isernia e numerosi comuni della provincia. Le indagini hanno tratto origine già dal dicembre del 2018 a seguito di una denuncia da parte della madre di un consumatore di droga. I primi accertamenti hanno così permesso di far emergere un movimento di tossicodipendenti che veniva spesso da un'abitazione di edilizia popolare del quartiere San Leucio, nonché un successivo spostamento poi nella zona Codacchio, nel centro storico del capoluogo. Documentata poi anche l'attività usuraia portata avanti dai rom nei confronti di un commerciante del luogo, indotto ad esborsare somme esorbitanti a fronte di un piccolo prestito in denaro contante iniziale. In manette nel complesso due famiglie rom imparentate, ulteriori 3 membri della stessa sono stati invece denunciati e dovranno ora rispondere a vario titolo per le ipotesi accusatorie di concorso in spaccio. E cambiamo adesso argomento e torniamo a parlare dell'emergenza da virus, nuovi positivi e decessi a causa del diffondersi della pandemia. Oggi a perdere la vita anche un medico di Agnone. Si teme per possibili nuove restrizioni, intanto le opposizioni lamentano una cattiva gestione della situazione, ma andiamo a vedere. Nulla da fare, anche oggi tanti positivi e decessi. Sono troppi contagi e cresce la preoccupazione in Molise e nel resto della penisola. A perdere la vita questa notte anche un altro medico, si tratta di un dietologo di Agnone. Aveva 63 anni Antonio Antonelli, da poco andato in pensione. Colpito da Covid, da giorni lottava contro l'infezione all'interno del reparto di terapia intensiva del Cardarelli di Contrada Tappino. Intanto la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti affetti da virus in terapia intensiva rispetto al totale di quelli disponibili ad oggi è pari al 26%, e questo è il dato che emerge dal rapporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionale in base alla rilevazione del Ministero della Salute. La percentuale nazionale è del 42%, nell'area non critica il Molise è tra le poche regioni ancora che mantiene la soglia del 30%. Nonostante tutto però i timori ci sono e a far notare le criticità numerose opposizioni in consiglio regionale che chiedono azioni e risposte da parte di ASREM e del presidente della regione Donato Toma.
Intanto, per cercare di prevenire la diffusione del virus, sono molti gli istituti scolastici che hanno deciso di adottare la didattica a distanza. Con nuova ordinanza, il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, comunica che resterà chiusa la scuola Ciafardini, che ospita la primaria e l'infanzia di Contrada Montagna. Il provvedimento arriva dopo la comunicazione del dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Scarano, che informava il comune sulla positività di una collaboratrice, e il sindaco ha così stabilito la chiusura di un giorno della scuola. Intanto, dalla capitale è in corso un vertice tra governo e regioni sui parametri previsti per stabilire le zone di rischio coronavirus. E giungono anche i messaggi di cordoglio dal direttivo dell'Associazione dei Medici Diabetologi del Molise, che si stringono alla famiglia del dottor Antonio Antonelli per questa triste perdita, un vuoto nel mondo della medicina che ricorda il collega come attento e scrupoloso. E limitare dunque la diffusione dei contagi nella città anche di Termoli. Da oggi sono infatti chiusi gli asili nido e gli istituti di infanzia, troppi rischi per la salute pubblica. Ma andiamo a vedere il servizio. Stop alle lezioni in presenza negli asili nido e scuole dell'infanzia di Termoli. Da questa mattina portoni di accesso e cancelli chiusi fino a nuove disposizioni dell'amministrazione comunale. In attesa della decorrenza del periodo di quarantena e dell'esito dei tamponi del personale scolastico venuto a contatto con i positivi al Covid. Il passo successivo prima della riapertura degli istituti è la disinfezione e pulizia straordinaria di aule, mense, spogliatoie e servizi igienici. Una misura estrema, quella firmata dal sindaco Francesco Roberti per limitare il dilagare dell'infezione nella località sul mare Adriatico, visti i recenti nuovi casi di positività all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia del posto. Una misura adottata per evitare ulteriori rischi connessi alla salute pubblica tra i più piccoli, i loro genitori e l'intero corpo docente. Sarà per questo necessario e urgente il tracciamento dei contagi nella città di Termoli, del quale si dovrà occupare il Dipartimento di Prevenzione. Con gli studenti delle superiori a casa in modalità didattica a distanza, sono sempre più le persone che gradirebbero per qualche settimana che si fermi tutto il mondo scolastico regionale per far calare il picco dei contagi. E anche il sindaco di Santa Croce di Maiano, Alberto Florio, ha disposto in via precauzionale la chiusura della scuola secondaria di primo grado per consentire l'indagine epidemiologica e per gli interventi di sanificazione della sede degli scuolabus. Sarà però comunque possibile proseguire le attività scolastiche con l'adozione della didattica a distanza. Ed è importante in questo periodo soprattutto mettere anche in sicurezza gli ospedali pubblici del Molise dal rischio di contaminazioni da coronavirus, l'appello del Movimento Azione Civile in ambito locale. Andiamo a vederlo. Il Molise resiste in zona gialla, seppur circondato dalle realtà limitrofe in zona rossa come Puglia, Abruzzo e Campania, ma l'attuale quadro della diffusione della pandemia ha reso più pesante la gestione dei 6 ospedali pubblici e degli ambulatori periferici. Mettere in sicurezza i presidi sanitari è la richiesta del Movimento Regionale di Azione Civile. È evidente che incide sul quadro sanitario. Sarebbe doveroso che chi è deputato alla gestione sanitaria in questa regione mettesse perlomeno in sicurezza gli ospedali pubblici, perché non si muore di solo Covid, si muore di una molteplicità di malattie. Non ultimo mi raccontavano ancora delle morti in ospedale. E ancora stamattina avevamo le autoambulanze molisane non disponibili sugli incidenti del Basso Molise, sono dovute intervenire dalla regione Puglia e dalle regioni limitrofe. Allora c'è un problema ovviamente che viene aggravato, la pandemia sta aggravando un problema che era già persistente, questo è evidente. Mi auguro che almeno in questo ci sia, diciamo, un'attenzione, piena da parte della politica per affrontare al meglio una situazione che in questi giorni, nelle prossime settimane, sarà drammatica.
Intanto il presidente della regione, Donato Toma, ha emanato anche una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica. Nello specifico, lo stesso prevede che i sottoposti a quarantena venuti dalle zone a rischio sono anche autorizzati a spostarsi al di fuori del territorio regionale solamente per comprovate esigenze lavorative o situazioni di salute, dando comunque comunicazione preventiva all'indirizzo covid@asrem.org. E continua intanto l'opera propositiva del gruppo consiliare del Partito Democratico e della sinistra al Comune di Campobasso, un apporto positivo che si concretizza anche con l'approvazione di un ordine del giorno con le proposte per intervenire sull'emergenza del contagio. Ma andiamo a vedere il contributo. Il periodo di emergenza da Covid ha portato il gruppo consiliare del Partito Democratico e della Sinistra al Comune di Campobasso a formulare una serie di proposte per cercare un coinvolgimento collettivo per costruire un percorso di azioni positive a contrastare adeguatamente il momento critico. Ne parliamo con il precedente sindaco di Campobasso, Antonio Battista, oggi nelle fila dell'opposizione. Se anche il Presidente della Repubblica ha ritenuto di lanciare un appello alle forze politiche per trovare unità, io penso che questo sia il valore aggiunto in questa crisi, che non significa nascondere le coscienze e la dignità di ognuno, ma ognuno deve dare il proprio contributo per tentare di venire fuori da una situazione inaudita, rispetto alla quale non c'è una esperienza da mettere in campo. Lo abbiamo fatto anche questa volta, non è stata la prima volta, lo stiamo facendo da un po' di mesi, da un po' di anni. Sia ben chiaro, non è che sono esaustive, non è che abbiamo la pretesa che le proposte risolvono tutto, ma sono alcune proposte, soprattutto sono un indirizzo, ovvero gli spazi al Cardarelli vanno ulteriormente individuati e vanno attrezzati. Se non bastano, abbiamo anche riguardo a una disponibilità che ha dato la Cattolica, gli spazi della Cattolica per le prestazioni che verranno concertate e concordate, ma rapidamente, occorre lavorare anche di notte se è il caso, e abbiamo lanciato per i tamponi di utilizzare le strutture private, perché non ci sono unità lavorative nella sanità pubblica. Purtroppo le persone sono andate via, non sono state incentivate a rimanere, non sono state fatte assunzioni incentivanti sul territorio e quindi manca anche il personale. È un gesto significativo invece quello del Comune di Petrella Tifernina e della Protezione Civile Regionale che si sono adoperati in questi giorni per la consegna di mascherine anche agli ospiti della casa di riposo del paese. Inoltre, l'iniziativa della distribuzione a domicilio dei dispositivi di protezione gratuiti sono stati dati anche ai cittadini over 65. Il tema centrale della nostra trasmissione, Focus, che andrà in onda questa sera alle 21, sarà il commercio. Ne parliamo poi con vari ospiti, tra i quali il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e alcuni partecipanti al presidio organizzato dal Comitato Commercianti Molisani. Andiamo a vedere un estratto. Siamo andati lunedì 16 novembre davanti alla sede della Giunta regionale per seguire il presidio voluto ed organizzato dal Comitato Commercianti Molisani. Durante lo svolgimento dell'iniziativa abbiamo intervistato alcuni partecipanti, interviste che proponiamo questa sera alle 21 nel nostro focus settimanale. Alla trasmissione partecipano anche online la direttrice di Confcommercio Molise, Irene Tartaglia, il segretario regionale della Filcamps CGIL, Daniele Capuano, e il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Abbiamo ascoltato i commercianti per condividere con loro anche le preoccupazioni e soprattutto le richieste. C'è stata, devo dire, comprensione per quanto riguarda la possibilità di intervenire sui tributi di appunto carattere comunale e l'impegno c'è, ovviamente
ove mai appunto si riesca a trovare le risorse necessarie per appunto sgravare, come è stato fatto già per la Tari per il periodo precedente. Poi abbiamo trattato l'argomento luminarie, ci siamo resi conto che una città completamente buia, soprattutto per i bambini, avrebbe rappresentato davvero una parte ancora più triste di un momento appunto così delicato che stiamo vivendo, e quindi abbiamo condiviso la decisione di illuminare pochi punti della città, praticamente dimezzando tutti i costi che il comune avrebbe sostenuto per l'installazione appunto delle luminarie. Ed infine si è trattato poi di l'argomento importante di sensibilizzare la comunità a consumare, quindi a concentrare i propri acquisti nel periodo di Natale attraverso appunto la spesa sul commercio locale, quindi cercando di eliminare o ridurre al massimo la spesa cosiddetta online, che in un periodo di lockdown un po' tutti hanno sperimentato, ma che purtroppo crea davvero un problema all'economia cittadina che tanti commercianti contribuiscono ad animare. E l'area di crisi complessa è uno strumento che doveva essere il volano del Molise per un'occupazione di qualità e più stabile. Ad oggi il sindacato USB afferma che è stata investita una cifra pari ad oltre 52 milioni di euro che ha prodotto in termini occupazionali circa 20 posti di lavoro con un costo per ogni singolo pari a oltre 2 milioni e mezzo di euro, favorendo così solamente alcune aziende. Pertanto i sindacati invitano la regione ad intervenire con il governo centrale affinché preveda nella finanziaria in corso d'opera l'approvazione dei fondi per rilanciare il territorio e per un sostegno economico collegato a coloro che aspettano interventi di aiuto per centinaia di famiglie. Ed è stato intanto siglato un protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi del Molise e il Comune di Campobasso per un percorso di collaborazione per sostenere uno specifico bando per l'assegnazione di 33 borse di studio a favore di studenti meritevoli e residenti nel capoluogo. Andiamo a vedere. Il primo segnale di attuazione del protocollo d'intesa, siglato questa mattina dal Rettore dell'Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, e dal Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, riguarda un bando di concorso per l'assegnazione di 33 borse di studio destinate a studenti immatricolati per ogni corso di laurea e corso di laurea magistrale, attivati dall'Unimol per l'anno accademico 2020-2021. Il sostegno sarà pari a 1.000 euro per ogni studente, primo in graduatoria, residente a Campobasso e in possesso di determinati requisiti di merito. Diciamo che era piaciuta l'idea di non fare semplicemente l'intesa quadro, ma di legarla a un'iniziativa. Quando siamo stati pronti con l'iniziativa delle borse abbiamo deciso naturalmente di siglare l'intesa. L'idea è proprio questa, l'idea è di fare una borsa per ogni corso di studi e di farla naturalmente per i residenti a Campobasso, premiando anche il merito in funzione del numero dei crediti conseguito. Io credo che sia un bel modo di dire che l'università e il comune lavorino insieme in questa direzione. Noi teniamo molto al fatto che i ragazzi siano qui. Io, lo sapete, mi sono speso molto nel tentativo di far stare il più possibile i ragazzi in presenza. Ancora oggi c'è qualche matricola del primo anno, abbiamo 8-9 corsi in cui ci sono ancora lezioni al primo anno. Questa è una cosa per noi molto bella perché l'università è in presenza. Speriamo che tra poche settimane potremo tutti tornare a vivere l'università come vogliamo. Il rettore parla anche dei risultati delle nuove iscrizioni in questo periodo di emergenza. C'è chiaramente un tasso di migrazione studentesca dal sud verso il nord e si riteneva che anche l'andamento dell'epidemia dei mesi di marzo-aprile potesse in qualche modo favorire gli atenei naturalmente del sud. È stato così per alcuni atenei, non per tutti, devo dire. E noi comunque abbiamo una connotazione che non è soltanto legata al territorio, ma anche delle regioni vicine. Eravamo un po' preoccupati, abbiamo giocato alla carta della sicurezza e della presenza. Devo dire, ha funzionato perché questo ateneo, diciamo, per trovare un numero più alto di matricole bisogna tornare al 2004-2005. Quindi è stata una bella soddisfazione, le iscrizioni sono andate bene perché secondo me il territorio in particolare, sono aumentate molto le iscrizioni proprio degli studenti molisani, ci ha, voglio dire, seguito in questo tentativo di iniziativa. Questa secondo me è una cosa molto bella.
perché vuol dire che il legame che è sempre stato forte, ma che io vivo nella maniera di, per renderlo ancora più forte nel futuro, è molto forte il nostro Ateneo con il territorio di Molisano. Siamo molto soddisfatti. Restiamo sempre nel tema della formazione. Nell'ambito della giornata nazionale della sicurezza nelle scuole saranno protagonisti gli studenti della classe terza dell'Istituto di San Giuliano di Puglia, quali testimoni per lo sviluppo della cultura della sicurezza. Un doppio appuntamento, quello di Cittadinanza Attiva, che invita scuole, cittadini ed istituzioni all'evento online che andrà in onda dalle 12 alle 13 diretta sui social e sul canale YouTube. La celebrazione viene promossa per la prima volta da 18 anni fa, dopo il terremoto che nel 2002 colpì il Molise causando il crollo della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia. Nella prima parte, Cittadinanza Attiva dell'evento presenterà i dati della 16ª edizione dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza delle sedi scolastiche. E ci spostiamo adesso nella zona Pentra. Tensioni in consiglio comunale ad Isernia. Il consigliere di Forza Italia Raimondo Fabrizio critica l'operato della giunta d'Apollonio, soprattutto in questo periodo emergenziale. Al lavoro però per cercare una squadra solida in vista delle prossime elezioni. Ascoltiamolo. Si parla con insistenza di candidato sindaco ad Isernia dell'avvocato Raimondo Fabrizio. Sono onorato di questo, perché per la mia città farei di tutto. Chiaramente io sto lavorando non ad una squadra, quello è sottinteso, ma ad un programma che possa far uscire la città di Isernia da questo pantano in cui si trova. Isernia ha bisogno di una forza di forze giovani, ha bisogno di nuove idee, ha bisogno di gente che ci tiene ed è attaccata alla realtà e al nostro territorio, perché abbiamo avuto una sciagura degli ultimi 5 anni che si chiama D'Apollonio, e non possiamo permetterci ulteriori 5 anni di mala gestione della città di Isernia. Quali le urgenze? Le urgenze, ma innanzitutto la speranza di uscire al più presto da questa pandemia. Poi Isernia purtroppo ha diverse esigenze e diversi problemi. Le urgenze le sappiamo, purtroppo c'è bisogno di creare e di veicolare tutte le nostre forze verso la possibilità di creare qualche posto di lavoro in più. C'è l'esigenza della scuola, di mettere in sicurezza, anche prima c'era solo la sicurezza dal punto di vista sismico delle scuole, oggi c'è una sicurezza anche del distanziamento dovuto al Covid, quindi diciamo che tutto il settore scolastico è da rivedere e da modificare. E andiamo invece adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Sole e bel tempo nella prima parte di oggi sul Molise. Dalla sera sulla regione annuvolamenti sparsi di debole entità. Temperature comprese tra gli 8 gradi la minima a Campobasso e 15 gradi a Termoli. Ventilazione debole di direzione variabile. Poco mosso l'Adriatico centrale. Domattina iniziale nuvolosità sulle due province con deboli precipitazioni. Valori atmosferici in calo, correnti da nord-est.
Il circolo del CUS Molise comunica che a seguito di un caso di positività ai test rapidi da Covid-19, nella mattinata di oggi la squadra tecnici e dirigenza si sono sottoposti tutti al tampone molecolare. L'attività in attesa dei risultati è sospesa. Il Palaunimol di Campobasso sarà sanificato. E con questo è tutto, era l'ultima notizia per oggi, il telegiornale di TLT termina qui, io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.